25 giugno è il 41esimo anniversario delle apparizioni della Madonna a Medjugorje. In realtà c'era stata una sorta di preparazione il giorno prima, il 24 di giugno, quando non tutti i ragazzi che poi saranno considerati del collegio dei veggenti vedranno la Madonna, due la vedranno solo quel giorno, poi il giorno 25 saranno tutti e sei, i sei che ancora adesso costituiscono il collegio dei veggenti, dei quali tre ancora vedono la Madonna ogni giorno e tre la vedono solo in alcune circostanze dell'anno, magari una volta sola all'anno. Allora, in questo giorno particolare, carissimo per tutti coloro che sono stati in pellegrinaggio a Medjugorje, che è un luogo veramente speciale, penso tutti coloro che sono stati a Medjugorje hanno ricevuto qualche grazia. Io sono stato 12 volte a Medjugorje e ho ricevuto tante grazie. E quindi qui c'è la statua antica della Madonna delle Grazie. La Madonna delle Grazie che è rappresentata di solito nell'atto di far mangiare, allattare il figlio di Dio. È la Madonna che allatta Dio, una donna che nutre Dio, colui che nutre tutto l'universo, che sostiene tutto l'universo, nutre le piante, nutre gli animali, nutre gli uomini. Fa mangiare gli uccelli del cielo e riveste i cibi dei campi, si è sottomesso a Maria ed è stato nutrito da Maria. E quindi l'amore a Maria, che è una caratteristica di ogni cristiano, ogni santo è stato innamorato della Madonna, ha amato la Madonna. Non si può essere cristiani se non si è mariani, non si può essere veramente santi se non si ha una grande devozione alla Madonna. E oggi, 25 di giugno, parliamo di un santo che, come tutti gli altri santi, anche egli è stato un grande devoto della Madonna. Infatti ha fondato un ramo dell'ordine benedettino che si chiamano i Verginiani. I Verginiani, proprio perché da una parte si rifanno alla Vergine, quindi alla Madonna. Dall'altra parte hanno il loro monastero di fondazione sull'antico monte Partenio. Partenio vuol dire vergine in greco, Monte Vergine, che è un santuario, la loro casa madre, che è famosa in tutto il Mezzogiorno d'Italia, ma soprattutto nell'Irpinia, nella zona di Avellino, ma tutta la zona alta della Campania, anche della Daunia in Puglia e tutta l'Irpinia anche è la zona settentrionale, centro-settentrionale della Basilicata. Chi è questo santo? È San Guglielmo da Vercelli, che si festeggia il 25 giugno. Allora lui nasce appunto nei pressi di Vercelli nel 1085 e a 14 anni, nel 1099, proprio quando partiva la prima crociata predicata da Pietro da Morrone e voluta dal Papa Urbano II, ebbene Pietro l'Eremita, scusate, non Pietro da Morrone, nel 1099 egli lascia la sua casa con gli agi, la sua famiglia nobile e ricca, e va a piedi a Santiago de Compostela, nella Galizia. Ecco, intorno all'anno 1000 era d'obbligo andare in pellegrinaggio a Santiago. Quindi immaginate un giovane di 14 anni che lascia tutto per vie, sì, erano conosciute, anche abbastanza frequentate da pellegrini, ma erano anche infestate da briganti, erano piene di pericoli. Poi pensiamo che allora non c'era nulla, a parte i trasporti, ma anche per quanto riguarda un eventuale pericolo di animali oppure una malattia che si prendeva durante il tragitto.
mancavano tutte queste cose, tant'è vero che il pellegrino a quei tempi, quando partiva, non era il caso di San Guglielmo, naturalmente, perché era troppo giovane, ma quando partiva il pellegrino faceva testamento, perché non sapeva se ritornava più. Invece egli riesce a tornare e quindi decide ancora di essere pellegrino, come avrebbe fatto due secoli circa dopo San Rocco. Decide di andare in Terra Santa, ma poi qualcosa lo ferma in Irpinia. Ecco, in Irpinia, in questa parte centrale dell'Italia meridionale, di cui fa parte anche il centro nord della Basilicata, in Irpinia egli sente probabilmente una voce celeste che lo invita a fare vita cenobitica, cioè una vita monastica non eremitica ma insieme ad altri monaci, e quindi fonda sul Monte Partenio, a Monte Vergine, il primo monastero di questo ramo riformato dei Benedettini, che poi già quando lui era presente solo quel monastero aveva 50 monaci, ma altri monasteri si aprirono così come funghi nacquero in tutta l'Italia meridionale. Lui però voleva vivere da eremita, quindi lascia il governo dell'ordine e si ritira in delle grotte, in diversi luoghi del nord della Basilicata o dell'est della Campania. Naturalmente viene considerato un santo da tutti, molti lo cercano e quindi lo disturbano anche nel suo silenzio e nel suo nascondimento. La sua vita viene contrassegnata anche da segni straordinari, da miracoli. Di solito viene rappresentato con la veste bianca, no? E il bianco, il candore, fa riferimento a colei che è senza macchia, l'Immacolata, alla Vergine Maria, e viene rappresentato con un lupo allato. Perché con un lupo? È perché Irpinia vuol dire terra dei lupi, nell'antico osco, nella lingua osca antica, ma anche nel greco, no? Lucos, Irpos vuol dire lupo, ma in realtà per un miracolo che egli fece, perché mentre un grosso lupo, una muta di lupi assalì il suo asino e lo sgozzarono, lo mangiarono, lui quando arrivò e trovò questo strazio, a parte che i lupi se ne andarono, ma lui ordinò al lupo più grosso di fargli da animale da sola. Quindi il lupo lo accompagnò lì dove avrebbe dovuto accompagnarlo l'asino. Lo cercavano in tutti i vescovi, addirittura il re Ruggero II d'Altavilla lo volle incontrare, e lui morì ad un'età anche abbastanza importante per l'epoca. Morì nel 1142, quindi aveva all'incirca 57 anni, nonostante le penitenze, i viaggi, le sue diete fatte solo di qualche tozzo di pane ed erba campestre, ma morì comunque con un'aureola di santità che rimase viva nel Mezzogiorno d'Italia, che è importante ancora nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi San Guglielmo da Vercelli prega per l'Irpinia, prega per il sud, e tu che eri di Vercelli ma ti sei fermato a svolgere il tuo ministero pastorale nel sud Italia, ottieni all'Italia di essere una nazione unita, florida e radicata nei valori cristiani.